Ciao Gianna, partirei subito da questo titolo bellissimo perché emana una positività Oh, stupefacente, meno male qualcuno dice quello che vorrei dire io. cioè è una Sì. dichiarazione di intenti, amore gigante, so che insomma l'hai preso da un messaggio e tra l'altro in tutto l'album, secondo me anche a livello sonoro si percepisce proprio l'ampio respiro di questo Grazie. sentimento positivo. Vorrei Grazie. capire quindi come mai ti è venuto fuori un album che alla fine analizza anche un po' i lati negativi dell'amore. Però facendo poi una summa mi sembra che il messaggio sia bellissimo e molto Ma io positivo. quando sono in uno stato d'animo, e può essere anche quello di tristezza, qualche volta scrivo una canzone, cerco di trovare quel lato positivo, no? Tipo, la prima parte del disco, che è quella finale, è quella con cui ho iniziato il disco, le canzoni Piccoli Particolari, Filo Filo, Pensami, Una vita con te, tutte canzoni che io ho cominciato in un momento un po' difficile. Dopodiché ho visto un po' di luce, un po' di chiarezza, mi è ritornato un po' lo spirito ironico e quindi ho allargato un po' le braccia nei confronti di questo album, curandone nei minimi particolari e addirittura cercando di aggiungere altri brani, perché questo gigante stava prendendo piede, no? Averne tanti pezzi, però 4 anni che non uscivo con un inedito, quindi era giusto che far sentire tutto quello che avevo scritto. Lo definiresti un po', non dico un concept album, però lo vedo un po' così, un bel viaggio all'interno di tutte le sfumature di questo sentimento. Non so se anche tu l'hai visto così scrivendolo. Sì, forse se fosse stato un libro avrei voluto essere Roland Barthes, frammenti di un discorso amoroso, qualcosa che non si è risolto, qualcosa che non è finito, e quindi arriva questo amore gigante salvifico che apre, spalanca verso l'amore tutto quello che è stato negativo, no? L'avevi spiegato bene te comunque prima. E invece ti volevo chiedere qualcosa sulla produzione, hai girato tra l'altro hai girato anche per registrare l'album e sulla presenza dell'orchestra che secondo me aiuta tantissimo a livello sonoro, proprio anche il testo, cioè si Beh, respira proprio un'aria innanzitutto Will d'apertura. Malone non è che mette un'orchestra, ma disegna l'orchestra sulla mia voce e sul brano come viene composto da me. Lui di solito gli mando dei provini e lui poi compone questo disegno del suono, che è un organico fra archi, batteria, chitarra, c'è tutto un arrangiamento. Ora, è quasi una partitura musicale nel rock, direi, non è che si può, sono dei suoni appiccicati con la voce, no? Spesso si fa una base sonora, ma no, qui c'è proprio un lavoro di, non so, di logica, di matematica, di strumenti che hanno un peso, un colore, una visione. L'idea da cui siamo partiti in questo album era Fleetwood Mac, che io non conoscevo particolarmente, ma lui faceva dei riferimenti, rumor. Ho ascoltato bene questo album, in effetti erano come venivano inseriti i commenti del coro, questo disco che era piuttosto pop, no? In quell'epoca lì era rock ma era pop anche. Quindi alleggerire certe sonorità delle chitarre, magari in favore più dell'acustico, del suono che fa uscire bene la voce, no? In fondo si cercava di far uscire bene i testi e la cantabilità della canzone. Ok, e ti devo chiedere ovviamente dei live, come hai intenzione di renderli appunto? Sono curiosa di sapere poi come renderà sul Il palco questo album. live sarà una novità, perché di solito si fa dei brani, però non si fa più concerti, no? I concerti per me è un inizio e c'è una fine. E in questa idea, e soprattutto data da questa ispirazione dell'amore gigante, voglio includere tutte le mie canzoni principali, che poi sono quelle d'amore che hanno fatto più successo, ma anche vecchie canzoni che non faccio da tempo, tipo Suicidio d'amore, che secondo me ci stanno, no? In questa poetica nuova, e farlo diventare un album, sì, un album, un concerto tipo suite, che dall'inizio alla fine non c'è mai interruzione. Non stretto, ma largo, dargli un grande respiro a queste canzoni. Okay. Ti faccio l'ultima domanda invece sul CD Live che sarà nella versione Deluxe e mi incuriosisce molto appunto il fatto che hai deciso di inserire poi quel CD Live in una versione Deluxe, però penso sia bellissimo anche per i fan i CD Allora, Live. è successo che quando fai un'Arena di Verona, che è uno dei luoghi più belli acustici dove fare musica, parti dall'idea di portare un'orchestra sinfonica e speri che tutto vada bene, non aspetti il diluvio. E non c'era niente da fare, c'era un diluvio. O non si faceva il concerto, ma non era bello per tutti quelli che c'erano, o si faceva con la pioggia. Cosa vuol dire farlo con la pioggia? È come avere un'altra orchestra che sovrappone nel microfono a tutto quello che c'è dietro. Quindi io cantavo davanti col microfono ed entrava la pioggia, quindi cantavo sulla pioggia. E dietro c'era la musica che spariva. Quindi io ho cantato con la pioggia, un concerto sinfonico per la pioggia, Rain Symphony. Quindi
Quando mi sono trovata lì, secondo me, per regalarlo alla gente che c'era, perché io avevo un'energia fuori dal comune, è stata una serata magica, non mi sono mai sentita così, trascendevo il reale, non ero più lì, e quindi volevo documentare questo concerto di emozione forte. E ho scelto Alan Moulder, che è uno dei più bravi al mondo, per fare suoni, in modo che la pioggia diventasse musica, e lo è. E questo disco fa parte degli history, quindi sarà dentro di regalo la Deluxe. Bene, grazie mille allora.